guarda fuori gara di Formula 1, cioè con un gelato non lontano, e ovviamente crescendo le responsabilità aumentano e si guarda tutto per andare a cercare il millesimo in pista, però concederti un piacere certe volte è importante, e il gelato è sempre stato la cosa che mi piace tanto. Con quel prodotto siamo riusciti ad avere un prodotto soprattutto, come ho detto, buonissimo, ma anche a basso apporto calorico, che era ovviamente una missione per me, ma non solo, anche parlando con i miei familiari, con i miei amici, è un problema che non pensavo però che tanti incontrano, e comunque il senso di colpa quando arrivi a te è sempre lì, che tu sei un pilota di Formula 1, che non ha niente a vere con la performance in pista. A Milano perché c'è sempre un'accoglienza particolare, visto che sei un pilota della Ferrari, o per altre ragioni? L'Italia in generale è sempre stato un paese in cui mi sento molto bene, sono cresciuto in Italia, nei CAF ero sempre in Italia, ovviamente Federico e Guido essendo italiani c'era solo un posto in cui potevamo iniziare qua in Italia, e anche a Milano, essendo vicino anche di Monza. Dico, se la Ferrari fosse un gelato, che gusto sarebbe? Come ho detto prima, adesso visto la situazione ora, forse il chocolate crunch che abbiamo, perché è croccante, siamo in una situazione di gelato positiva. Oltre al gelato, come si articola la tua dieta? Molto variata, super variata, quello è il challenge che ho messo al mio dietetico, perché non mi piace tanto la routine. La routine è importante quando sono sui gran premi, perché comunque bisogna mangiare a una certa ora, non possiamo sperimentare più di tanto nei gran premi, e la routine è importante su quello, perché devo essere al 100% una volta che arrivo in macchina. A casa provare a sperimentare più cose possibile, quindi è difficile andare nello specifico perché non c'è un ingrediente che mangio più che altro, però tanta verdura ovviamente, proteine, dopo si gioca con i carboidrati sulle fasi dove si vuole prendere un po' più di massa muscolare, o anche sui gran premi ci sono un po' più carboidrati per recuperare più veloce, invece fuori dei gran premi si taglia spesso per abbassare un po' il peso. Salve, sulla stagione in corso con la Ferrari può ancora battagliare con la Red Bull fino in fondo, oppure questo è un discorso da rimandare all'anno dopo? Da rimandare alla settimana prossima, perché risponderò di domande con una o due. Quanto gelato puoi mangiare alla settimana? Questa è una domanda difficile, non conto quando lo mangio, sempre un momento di puro piacere, ovviamente ci sono le sere dove nella dieta sono più libero, altri dove è più ristretto, però nelle cene dove sarò più libero avrò ancora più libertà di poter mangiare in massa. Quindi non posso concedermi due strappi a settimana, non c'è uno, due, tre. Ok, grazie. Qual è il tuo record nel mangiare un gelato? Cioè quanti secondi ci metti? 1,32 tipo la tua cola a Las Vegas? Non ho mai messo il cronometro, di solito è un momento di pausa e mi prendo il tempo. Potremmo fare la prova un giorno. Un'altra cosa, è un argomento che è molto caro in questi giorni, la finestra di utilizzo per questo gelato qual è? La temperatura? La temperatura più fredda che potete, lasciatelo riposare prima di mangiare, però quello è un bilancio che potete trovare, come io in qualifica che sto cercando il bilancio giusto con le gomme, potete provare a casa per trovare il bilancio giusto per avere la consistenza che volete. Hai detto che gli darai un po', ne farei avere un po' da Iceman giustamente, ma Verstappen che gelato vogliamo offrire? Alla camomilla, alla passiflora, che lo si tranquillizzi un po'? Ma no, abbiamo un buon rapporto, e alla fine quello che mi interessa è batterlo in pista per N Square, e quello è su cui stiamo lavorando, quindi gli darò anche il gusto che lui gli piace e dopo proviamo a batterlo comunque in pista. Ultima cosa, tra poco vai a Shanghai, ti piace il gelato fritto cinese? Gelato fritto? Io non ho mai provato. Il gelato tipico cinese è strano, è fritto.
mai provato. Adesso lo, ma lì farlo basso di caloria secondo me sarà molto difficile. Starò sul mio. Non avrei mai immaginato di chiederti queste cose. neanche io, però sono veramente felice e veramente contento di questo prodotto e progetto. Grazie. Grazie. Tu sei della vaniglia, non ti preoccupa di squadra, che gelato hai invece? Non gli ho ancora chiesto, con Carlo parliamo tantissimo dei nostri progetti, anche lui ne ha tanti, però non gli ho ancora chiesto, però sicuramente lui mi ha detto che voleva provare i gusti, una volta li avrà provato gli farò sapere. Se dovessi tu individualmente? Forse il cioccolato, mi piace il cioccolato, lo so, e il nostro cioccolato è veramente buono, quindi forse il cioccolato. Grazie.